affrontando e superando dubbi e difficoltà. Uomini lungimiranti e coraggiosi più che mai, condottieri e capitani, con soldati e marinai, tutti quanti sostenuti dalla ferrea volontà di esplorare nuove terre navigando un po' più in là. Imbarchiamoci per un grande viaggio, sali a bordo che si parte già. Lungo il viaggio scopriremo continenti e civiltà, incredibili e bellissime città. Soffia il vento, soffia nelle vele delle navi. Oh, 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 oh. Imbarchiamoci per un grande viaggio, sali a bordo, manchi solo tu. Lungo il viaggio scopriremo continenti e civiltà, incredibili e bellissime città. Imbarchiamoci per un grande viaggio, soffia il vento, soffia nelle vele delle navi. Oh, 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 oh. Avrà delle brutte intenzioni quello. Oh no, sta guadagnando terreno. No, 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 no. No. I primi disegni raffiguranti imbarcazioni risalgono a 6.000 anni avanti Cristo. In Egitto la prima rappresentazione di una barca a vela risale al 3.500 avanti Cristo, mentre in Mesopotamia... Mi è venuta un'idea. Voglio che tagli da quel tronco dei dischi regolari. Ma dei dischi? E a che cosa ti servono? Aspetta, vedrai. Bravo! Ma dove vogliono portarlo quel tronco? Chiaramente queste non sono che supposizioni. La storia dell'uomo diventerà documentabile solo con l'invenzione della scrittura. Ecco, adesso ci siamo, ragazzi. Infatti, abbiamo a nostra disposizione la ruota, la vela e la scrittura. Allora siete pronti per l'esplorazione? Per la grandiosa avventura? Maestro, mi dica, perché gli uomini hanno sempre bisogno di esplorazioni e avventure? Non possono starsene un po' tranquilli? Con l'immobilità nel mondo non ci sarebbero né invenzioni né scoperte. Meno male che l'uomo è curioso. Il progresso non esisterebbe se l'uomo non fosse spinto dal bisogno di esplorare, di conoscere, di scoprire il mondo. Ma continuiamo la nostra storia. Un impero viene fondato sulle rive del Nilo in Egitto. A Creta, nel cuore dell'Europa, si sviluppa una grande civiltà, la cui potente flotta domina sul Mediterraneo. Guardate, laggiù c'è una nave dei Fenici! Su, preparatevi al combattimento! Guardate, c'è una nave dei Micenei! Forza, preparatevi al combattimento! Avanti! Il mare è di nostra proprietà! Appartiene a noi cretesi! Non diciamo assurdità, chi ti credi di essere? Il mare è nostro e dei Micenei! Siamo noi, i Fenici, ad essere i sovrani del mare! All'attacco! Ah, che disastro! Lo hai voluto tu? È stata anche colpa tua! I cretesi dovevano fare i conti con due potenze marittime rivali, con i Fenici, nell'attuale Libano, e con i Micenei, in Grecia. Questa accesa rivalità si protrasse attraverso i secoli. Finché un bel giorno accadde un evento terribile, una vera e propria catastrofe. A Santorini, un'isola di dominio cretese... Trasporto un carico di vino per la vostra isola, aiutateci a scaricarlo. Quest'anno il vino è ottimo. Ah sì, allora proviamolo immediatamente.
Voglio berne un goccetto anch'io per controllare. Ancora un goccetto. È così forte che dà alla testa. Sì, altro che, mi sembra quasi che tremi la terra sotto i piedi. Ma che succede? L'eruzione che distrusse l'isola di Santorini proiettò le ceneri vulcaniche su un raggio di migliaia di chilometri e segnò la fine della grande civiltà minoica dell'isola di Creta. I Greci e i Fenici diventarono i padroni del Mediterraneo. La leggenda narra che un greco, Ulisse, fece un viaggio lungo 10 anni, durante il quale incontrò le creature più strane. Uno storico molto famoso, Erodoto, affermò che intorno all'anno 600 avanti Cristo il faraone che regnava in Egitto, Neco II, mandò a chiamare un capitano fenicio. Hai fama di essere un navigatore esperto e coraggioso. Accetti di scendere per il Mar Rosso e circumnavigare il continente africano per tornare in seguito nel Mediterraneo? Sì, ma a condizione che la ricompensa sia all'altezza dell'impresa che mi chiedi di compiere. Un periplo di 25.000 chilometri verso terre inesplorate. Provate a pensarci, bambini. Allora i mezzi di trasporto erano quelli che erano. Pare che il viaggio sia durato 3 anni, un secolo. Più tardi, il fenicio Annone partì da Cartagine per un incredibile viaggio. Ecco Annone e Milcone, i miei due capitani, con la mia nave. Oh, è tutta rovinata? Amici miei, che cosa vi è capitato? Un attacco dei Micenei. Hanno sempre più armi. È una fortuna che siamo ancora vivi. Su, su, venite, dobbiamo procurarvi degli indumenti. Coraggio! Guardate le mie stoffe! Comprate le mie tuniche! Avanti, sono di ottima qualità! Voglio le stoffe migliori per i miei due capitani. Molte grazie. E delle scarpe per lui. Tappeti, tappeti bellissimi! Che piede grande! Vado a vedere se trovo qualcosa. Molto bene. Conchiglie dell'isola di Creta, ideale per le tinture. È puro cotone d'Egitto, guardate i miei magnifici mantelli. Posso provarlo? Bene, adesso aggiungi il rame. Basta, è ora lo stagno. No, no, ne stai mettendo troppo per fare il bronzo. Ci vuole molto rame, ma poco stagno. Ma ora che siete presentabili, possiamo discutere in santa pace. 3 coppe di succo di mela. Sì, subito, signore. Guarda quelli, li conosci? No, sentiamo che dicono. Ascoltate, ho un progetto da proporvi. Si dice che in Africa ci siano dei regni nei cui fiumi scorre l'oro. Se si riesce a scoprire questi fiumi, faremo fortuna. Ci stai chiedendo di superare le colonne di Ercole? Così si chiamava a quell'epoca lo stretto di Gibilterra. Di cosa ti preoccupi? In fondo è solo uno stretto tra la Spagna e l'Africa. E non è pericoloso? Quando si naviga si corrono sempre dei rischi. I fenici vanno dappertutto, è incredibile. E diventano straricchi. Bisogna far qualcosa. Partiamo con loro, così diventiamo ricchi anche noi. Non c'è alcun dubbio, attraversare le colonne d'Ercole è una vera e propria follia. E perché le conosci? Nemmeno Poseidone, il dio del mare, ci si avventurerebbe. Lì c'è la fine del mondo e l'acqua precipita in un baratro. Ci sono i serpenti di mare e anche i tritoni. Ma chi mi fa paura è l'idra, solo un folle oserebbe affrontarla a meno che non sia forte quanto Ercole. Solo a pensarci mi vengono i brividi. Verremmo una coppa di succo di mele, ma stiamo un po' corto di soldi. Servi anche loro, offro io. È vera questa storia dei mostri, secondo voi? Oh, certo che no. E comunque ci saranno le belle Nereidi a proteggervi, tranquilli. Sì, è vero, non ci avevo pensato. Ci sono le Nereidi e anche i delfini. Sicuro, li ho visti con i miei occhi. Allora, che ne dici? Va bene, Annone, si parte. Affare fatto, allora. Se vi servono dei marinai, partiamo con voi, ma... Su, avanti, forza! Più in fretta! Bisogna partire immediatamente! Forza!
Ci aspetta un viaggetto avventuroso. E così partirono. Mi dica, maestro, perché avevano tanta paura di quel luogo? Credevano che la terra fosse piatta e che arrivati alla fine sarebbero caduti in un baratro. Ma se lo sanno tutti che la terra è... Non si sa oggi, ma a quei tempi no. Quando il grande matematico greco Pitagora disse che la terra era come una sfera, non gli credette nessuno. Guardate, ci siamo quasi, amici miei. Ci avviciniamo alle colonne e andiamo controcorrente. Non passeremo mai. E se passiamo sarà la fine. Getteremo l'ancora in attesa del vento a favore. Non resta altro che aspettare. Amici, il vento soffia da quella direzione. È lo zefiro. Bisogna aspettare lo scirocco che soffia dall'altra parte. Un momento. Ma certo, sicuro. È cambiato il vento. Lo scirocco! È arrivato lo scirocco! Presto, le vele! Forza, tutti ai remi! Attenzione, eccolo, sta arrivando, aiuto! Che vi avevo detto? Inghiottirà la nostra nave in un sol boccone, poveri, noi siamo spacciati! Sarà, ma non vedo niente. Ma sì, è davanti a noi, guarda là! Aiuto! Che pesci enormi, più grandi dei delfini! Mi sembrano pacifici, non vogliono farci del male. Non è vero! Vogliono mangiarci, creare delle onde enormi e distruggere tutte le nostre navi! Veramente sei tu che crei delle onde enormi? Non voglio più continuare, voglio tornare a casa! L'acqua è sempre più bassa, il sole è implacabile. Di questo passo il mare si metterà a bollire, poi rischiamo di arenarci. E sulla terraferma c'è soltanto sabbia, moriremo di sete, questo è chiaro! Basterà allontanarsi dalla costa. Le provviste sono tutte finite. Non abbiamo più una goccia d'acqua. Moriremo di sete. Morire di sete è come morire di fame. Ehi, guardate un po' laggiù. Lì troveremo di che bere e sfamarci. In quella foresta ci sono animali e uomini selvaggi che aspettano soltanto di mangiarci. Poveri noi, siamo spacciati. Presto, gettate l'ancora! Avanti, ragazzi! Sembra che mi somigli. È come me, ma di pelle nera. Dormono ancora tutti. Fantastico, si mangia! Ma che fanno? Venite subito a quei frati ladruncoli furfanti! Ridammi subito la mercanzia! Aiuto! Aiuto! Avanti, guardiamo il fiume. Aiuto!
detto, questo posto è troppo pericoloso, andiamocene. Ancora tu? Ti seguo. Ma dove mi starà portando? Questo cavallo corre come un fulmine. Chissà per quale ragione mi ha portato qui. Salve! Icaramantes! Nel VI secolo avanti Cristo nel Sahara si erano sviluppate delle civiltà basate sulla pastorizia. Civiltà che, secondo Erodoto, erano in guerra con i Garamantes, nomadi del Nord Africa. Non si fa. Ma è oro. Ascoltate! Hai visto? Qui non c'è nulla di interessante. Forza, andiamocene via! Guarda qui! L'oro! Abbiamo trovato l'oro! Evviva! Con quell'oro possiamo diventare ricchi! Ma non ne vuole spingersi più a sud, verso una fine sicura! Zitto, io ne ho avuto abbastanza! Anch'io! A noi interessa l'oro! Propongo di impadronirci della nave, arraffare tutto l'oro che possiamo e quindi tornare a casa straricchi! Che farà il capitano? È semplice, il capitano tornerà a casa a nuoto! Avanti, seguitemi! Arrenditi, Annone! Siamo i più frusti! Per l'ammutinamento c'è la pena capitale! Sei tu che stai rischiando grosso, ma voglio essere generoso con te! Salta dalla nave! Coraggio, così potrei proseguire il viaggio a nuoto! Anch'io sono generoso e voglio risparmiarvi la vita! E visto che fate gli spiritosi, beh, tornate voi a casa a nuoto! Guardate laggiù. Quel vulcano è in piena attività. Domani andremo ad esplorare. Siate prudenti, mi raccomando. Attenti a non fare mosse false. Potremmo fare dei brutti incontri. Ho paura. Shh. Ehi, guardate là. Ehi là, bambini. Ma quelli non sono dei bambini, sono dei nani. Sì, sono i pigmei, ne ho già sentito parlare. Si nutrono di carne umana, siamo perduti. Ci taglieranno a pezzettini piccoli piccoli e poi ci cucineranno in acqua bollente. Per favore, torniamo a casa. Sai, forse è vero che sono cannibali. Oh no, ho tanta paura. No, oh, meno male, sembrano gentili. Adesso però dobbiamo andare, si è fatto tardi. Si direbbe che non vogliono farci partire, che cosa facciamo? Sono in troppi, conviene aspettare il momento giusto per scappare dal villaggio. Quello cos'è? Approfittiamone. È il momento giusto, si parte! Missione compiuta, si torna a casa! Evviva! Anch'io sono stato re, anche se solo per un giorno.
Un secolo più tardi fu un famoso greco, l'astronomo Pitea, nato a Marsiglia, a compiere un altro viaggio, stavolta verso il nord, alla ricerca degli iperborei. Gli ipercosa? Iperborei è il nome inventato dagli antichi greci per definire quei popoli che vivono nell'estremo nord. Allora, Pitea, come va? Sei in partenza? Proprio così, Cesare. Vado al nord. Copriti bene, perché al nord fa freddo. E le giornate sono più lunghe. Non mi piacerebbe viverci. La luce va bene di giorno, quando si lavora. Ma quando si dorme ci vuole il buio. Buon viaggio e buona fortuna! Guarda, si sta staccando. Incredibile! Oh, aiuto! Ti sei accorto? Più si va verso nord e sempre più si allungano le giornate. Sì, me ne sono accorto. Non solo, e diventano anche sempre più fredde. Fino a dove vuoi spingerti? Voglio andare dove le giornate sono così lunghe che la notte non esiste più. Ma che cosa dici? Sei impazzita, è un'assurdità. Il sole deve pur tramontare per sorgere il giorno seguente. Non ti pare? No, non è detto. Se la Terra è rotonda, come sostengono alcuni filosofi, nell'estremo nord in estate il sole non tramonta mai. I filosofi dicono una montagna di sciocchezze, senza contare che questa non è estate. Di, perché non ce ne torniamo a Marsiglia? Che no, ne dici? È troppo presto, e poi guarda là. È una balena, è enorme. Quello è un mostro, parola mia, è un vero mostro. Quelli sono matti. Matti da legare. Tinghi Panchinga Comma Mapuniana! Salve, vogliamo spingerci ancora più a nord, per di là. Già, Thule! Mi pare di aver già sentito questo nome, è un luogo all'estremo nord. Sì, esatto, Thule. Vogliamo andare a Thule. Calucalù, calucalù, calucalù! Ma chi me l'ha fatto fare di partire? Finiremo congelati, mi si staccheranno le dita dal freddo. Se penso al calduccio che fa Marsiglia. Gli ho messo paura. Il sole ha raggiunto il punto più basso e non tramonterà, vedrete. Ecco, si sposta in orizzontale. È un fenomeno che si verifica soltanto all'estremo nord. Sì, hai ragione, il sole non è tramontato, ma com'è possibile? Non riesco a capire. Ora ti spiego, è semplice. Partiamo dal presupposto che la Terra è rotonda. Qui siamo al nord e il sole è in orizzontale. Sì. E anche se gira, non tramonta mai. Chi abita qui allora non sa cos'è la notte, se ho capito bene. Hai capito male, d'inverno il sole è così basso che non sorge mai e quindi fa buio per metà dell'anno. Non mi piacerebbe stare per 6 mesi senza il sole. E poi, adesso che abbiamo visto Thule, non pensi che sia il caso di iniziare il viaggio di ritorno? Va bene, d'accordo, si parte. Tutti pronti? Si torna a Marsiglia! La notte dura 6 mesi. Oh, oh, vecchio mio! Certo che ne racconti di storie! State a sentire, gente! C'è un posto dove la notte dura la bellezza di... L'uomo intuì che la Terra era rotonda secoli prima della nostra attuale era. Già Pitea calcolò con precisione la distanza che aveva percorso e un centinaio di anni più tardi il greco Eratostene calcolò la circonferenza della Terra. Si comincia così a capire che nemmeno il saggio Erodoto è infallibile quando afferma che la Terra è rotonda e circondata da oceani. Atene è qui al centro, al nord la Terra è ghiacciata, lì vivono gli iperborei. A est l'Asia finisce ai fiumi Ural e Indus. L'Africa è abitata da pigmei, elefanti e giraffe dal lungo collo. Come potete capire, a quell'epoca si era agli inizi della conoscenza. Restavano ancora tante cose da scoprire ed è quello che faremo insieme. Quanti uomini hanno scritto il libro dell'umanità, affrontando e superando dubbi e difficoltà. Uomini lungimiranti e coraggiosi più che mai, condottieri e capitani con soldati e marinai.